Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video. Oggi ho colto l'occasione perché ho fatto degli acquisti stamattina, per appunto mostrarvi un po' di novità, un po' di cose che ho ricevuto, che ho acquistato. Quindi ho detto lo devo fare oggi, altrimenti la mia parola conta zero. Allora, delle cose che ho ricevuto da Idun Minerals un po' di prodotti. Io ero molto curiosa di provare questo marchio, questa azienda, perché io seguo molto Daria del canale Lilla Cupcake, sia sul canale che su Instagram, e vedo che lei molto spesso pubblica foto, post di questo brand, di Idun Minerals, ed ero molto curiosa perché ero molto affascinata dal packaging, come vedete anche la busta è molto carina, e questi disegni un po' così, ecco, non so a quale artista si rifanno, però insomma mi piaceva molto, ero molto attratta. Allora, loro mi hanno mandato appunto in questa bustina, all'interno ovviamente c'era il Debian. Ho notato che la gamma di prodotti è molto molto vasta, perché tipo i fondotinta hanno un sacco di colorazioni, oppure hanno, ecco, fondotinta che è liquido, poi ci sono le terre, insomma è molto vasta anche come colorazioni, che è importante. I blush hanno tutto, c'è tutto: blush, matite, terre, ombretti, una gamma completa di make-up. Loro mi hanno mandato liberamente dei prodotti a loro scelta, a loro piacimento. Tra questi mi hanno mandato il mascara, questo qui, il mascara waterproof, che si chiama Air Waterproof, ed è un mascara volumizzante. Non l'ho ancora provato, lo scovolino è così, quindi fatto in setole normali, non in silicone. Anche lo scovolino non è molto grande, sembra insomma un normalissimo scovolino da provare, perché non ne ho idea di come sia, non ho mai provato mascara waterproof, quindi non saprei proprio come possa essere. Poi mi hanno mandato un lip gloss, questo qui, in questa colorazione malva, che si chiama Josephine. Io ci vado abbastanza d'accordo con i malva, quindi non mi dispiace, anche se non amo, non impazzisco per i lip gloss, però insomma, essendo una colorazione molto discreta, quasi trasparente, anche da portare in borsetta e mettere e applicarlo così tranquillamente senza specchio, perché i lip gloss io li vedo più semplici e più comodi da applicare anche senza specchio, quindi più pratici, ecco. E quindi la colorazione è questa qui, come vedete, è un malva discreto, un rosa molto molto carino. Spero solo che non sia quel tipo di prodotto di lip gloss fastidioso, perché i lip gloss, se io li uso, tipo c'è uno di Chanel che amo, e lo amo perché non sento l'effetto labbra attaccate, fastidiose, con questa cosa colla quasi sulle labbra. Però insomma vedremo questo come si comporta, perché alcuni non mi dispiacciono, alcuni gloss non mi dispiacciono, quindi vedremo. Poi mi hanno inviato uno smalto rosso. Come sapete, io sono molto quadrata sugli smalti, non uso colori troppo eccentrici, o meglio, d'inverno o rosso nero o marrone o viola scuro, d'estate o rosso o rosa carne. Quei colori lì, o nero comunque, sono sempre quelli i miei colori, anche se ne ho tanti smalti perché ho la bacheca alle mie spalle, ma in realtà non li uso. Ecco, sono rare le volte in cui uso un colore diverso rispetto al solito, sono sempre più o meno quelli i colori. Quindi un rosso classico, che è sempre ben accetto, quindi fa comodissimo almeno per quanto mi riguarda, anche perché io non faccio semipermanente, uso smalto normale perché le mie unghie si sfaldano e si rovinano in fretta con il semipermanente, quindi solo smalto, solo e sempre smalto, se mai senza anche, devo dire. E infine mi hanno mandato un blush, questo qui è il packaging, come vedete carinissimo anche il packaging, molto resistente, che si chiama Trambar numero 006. All'interno c'è lo specchio e il colore è questo rosa molto delicato, con all'interno delle perlescenze. Devo essere sincera, questo qui l'ho provato una sola volta appena l'ho ricevuto, perché ero troppo curiosa, non mi è dispiaciuto, ma devo vedere con il tempo come si comporta. Come vedete, anche la trama all'interno della cialda è carinissima, c'è la mela con all'interno la scritta Idun. Il colore è un normalissimo rosa, molto molto, sembra molto carino, ecco. Allora, Idun Minerals è un'azienda svedese, ecco, che con all'interno prevalentemente i prodotti sono a base minerale, quindi ingredienti affidabili, diciamo prodotti, penso siano prodotti da farmacia, se non sbaglio, non voglio dire stronzate, non voglio dire
cavolate, però insomma l'ingrediente principale, cioè, si basa appunto sui prodotti, appunto sul fatto che siano prodotti minerali, ecco. Ovviamente vedremo come si comportano e con il tempo, insomma, ve ne parlerò con più calma, dopo averli appunto utilizzati meglio, vi saprò dire con certezza, in maniera più specifica, cosa mi è piaciuto, cosa meno, insomma, vedremo un po' come si comportano. Altra cosa di cui volevo parlare, di che ho acquistato, sono andata come sempre alla mia parafarmacia di fiducia, sempre lei, Farmacia Verde. Vi metterò anche il link alla pagina Instagram e alla pagina Facebook da Valentina. E ho acquistato un po' di cose che mi servivano fondamentalmente, nella novità, ecco. Sono prodotti che ho preso, che non ricordo neanche cosa ho preso. Ah, ok, perfetto. Allora, ho preso un gel detergente di Maternatura che mi era terminato da un bel po' di tempo e stavo utilizzando un campioncini a random come detergente, quindi mi serviva assolutamente. Sono andata prevalentemente per questo, ma è stata l'ultima cosa che ho preso perché mi sono ricordata mentre uscivo, voi immaginate, ero proprio presa da altro. E ho preso questo qui di Maternatura che mi ha consigliato appunto Valentina ed è un gel detergente purificante con fiori di limone. Lei mi diceva appunto che essendo a limone ha un effetto astringente per pelli tipo che hanno dei rossori, anche quindi per la mia pelle dovrebbe essere, lei un po' conosce la mia pelle, dovrebbe avere anche un effetto purificante, quindi sì, con fiori di limone, sì, esatto, quindi dovrebbe fare al caso mio per la mia pelle. Poi Maternatura io mi piace come azienda e quindi non avevo mai provato gel detergenti di questa marca e quindi mi sono affidata, sono andata ad occhi chiusi perché mi affido sempre a lei, poi mi piace cambiare come sapete. E poi per quanto riguarda invece Puro Bio ho acquistato una delle nuove dei nuovi rossetti liquidi, i Lip Tint, e ho preso nello specifico la numero 03, che è questo color malva, rosato malva. Ero indecisa tra questa colorazione, la numero 5 o 4, non ricordo, però insomma, conoscendomi, l'altra era troppo aranciata per i miei gusti, non era neanche marrone, troppo aranciata, troppo corallosa, e conoscendomi non l'avrei messa. Il colore è questo qui, un bel rosa malva. Ideale per questa stagione, molto simile secondo me a Captive. Almeno visto così lo vedo molto simile. Spero siano, insomma, mi hanno parlato molto bene di queste tinte, o meglio, rossetti liquidi per essere più specifiche. E quindi la profumazione è molto buona, molto profumata, devo dire, almeno è lei, dovrebbe essere lei. Sì. E quindi, insomma, sono molto curiosa. Oggi sicuramente la proverò, la testerò e vi dirò sicuramente come mi ci sono trovata, se acquisterò anche le altre. Dovrebbero, secondo me, però ampliare la gamma perché hanno solamente, se non sbaglio, 6 colorazioni, credo, 5, non sono molte. Spero che, insomma, amplino un po' la gamma perché se sono fatte bene, secondo me è un buon prodotto, quindi ne vale la pena. Proveremo, proveremo, vedremo. Altre due cose che ho preso che mi servivano, erano necessarie, sono due correttori. Ho preso un correttore aranciato per coprire le occhiaie che mi serviva. Io, sapete, utilizzo bene o male quasi sempre un correttore aranciato e al di sopra un correttore normale. E ho preso appunto questo qui a matitone, il 32, e poi ho preso un correttore normale della mia colorazione ed è il numero 19, sempre a matitone. Allora, spero solo che essendo delle matite non si consumino troppo in fretta perché tendenzialmente i correttori o comunque le matite, io ad esempio utilizzo la matita per le sopracciglia, la finisco come niente, la mangio quasi. Spero che i correttori siano un po' più duri come mina e quindi non siano troppo morbidi e quindi non si consumano in fretta. Vedremo un po', spero di sfruttarli, ma soprattutto che non mi finiscano presto. Non so neanche quanto li ho pagati, sinceramente, vi dico anche i prezzi se riesco a capire. Allora, il gel l'ho pagato 12,90 euro. La tinta l'ho pagata 7,90, ma c'era uno sconto di 1,80 euro. E le matite invece 7,80 euro l'una, credo. Sì, dovrebbe essere così. Esatto, sì, penso di sì. Quindi nulla, questo qui era il mio piccolo bottino, nulla di che, nulla di non migliore di prodotti, quello che insomma le ultime novità che ho acquistato, che ho ricevuto di Idomilas, vi parlerò sicuramente più nello specifico. Rimanete sempre sintonizzati che l'inverno sta arrivando, quindi sempre più carica. E quindi nulla, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!